risultati. Quindi questo ha portato dai 105.000 euro di differenza della situazione pre, quindi prima del consiglio comunale questa sera, a meno 24.000 euro, quindi una cifra molto più ridotta, giusto? No, ti sto chiedendo perché logicamente non ho competenze in materia. Per quanto riguarda invece le variazioni sul PEC, quindi le variazioni relative ai diversi settori, analizzando quello che è il primo settore, va bene, in parte l'ho già accennato su Simone, c'è una variazione di 13.000 euro, minore indice del titolo di anni progressi, questo è già risposto in parte, ma c'è, quindi dovrebbe essere una ditta che si occupa del recupero di questi... Il recupero crediti è attivo, quindi ci piove, è fisiologico comunque, il recupero di ICI da anni precedenti è portato a calare, a diminuire, perché man mano che si fanno gli accertamenti, questi vanno a regime, quindi nell'anno successivo non sono più evasori, entrano a regime e quindi il recupero degli anni precedenti sarà sempre minore, intanto che non si arriverà. Ma c'è una domanda, l'ente che si occupa del recupero di questi... Poi leggo qui, vabbè, le multe, non parlo che sia mia, la differenza sostanziale tra 3.000 euro di maggiori entrate per quanto riguarda il codice della strada. Vai,
Oh, scusa, ho una domanda. È complicato, non è che le messo qui dentro... Già mi è dato così, per sponsorizzare il dato di un'area. Allora, insomma, che l'assessore praticamente vuol dire che queste maglioni tratte sarebbero date per teatro, per le associazioni, è chiaro che le compenso a parte che dista per tutto.
trasferisce a favore del personale che fa parte del... Sì, vuol dire sempre dei dipendenti, sì. No, dei dipendenti comunali. È chiaro che quando si tratta di retribuire i dipendenti comunali, questi fondi devono transitare dal fondo differenziale accessorio. E quindi prima originariamente i 37.000 erano stati individuati nell'unico capitolo, con questa operazione vengono suddivise nelle varie voci del retributivo. Accessimento a popolazione totale quindi diversi capitoli, no? Vabbè. Primo settore. Dopo c'è il discorso di una variazione più di 13.000 euro per quanto riguarda gli scambi ecologici. Questi qua quindi dovete proseguire per il discorso di scambi. Dobbiamo chiudere la vicenda nostra. Ma se viene un aumento di 13.000 euro? Sì, ma perché i soldi che erano arrivati sono spariti. Quindi il discorso scambi ecologici comunque pur con un aumento di 13.000 euro dobbiamo pagare. Sì, capito, però non interveniamo per avanti. No, nel senso che è finito. Sì, è domando. Ti ho detto, è finito. Vedo qua che non c'è la ci saranno piccoli aggiustamenti che devono fare delle relazioni dei rilievi finali, ma è grosso. Sono arrivati i soldi della regione, non ci sono più. Non no, 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 più sarà da qualche parte, non sarà che sarà stata la relazione per gli altri ste, ma che sia più, cioè nel senso. Sarà stata una valutazione degli spostamenti, sì, no? Procedura anomala, nel senso che arrivano dalla regione per finanziare scavi archeologici e non ci sono più, ci saranno sì, allora io ti rispondo, sarà stata una valutazione di bilancio che l'ha spostato quello stanziamento lì di 13.000 euro. Dove è lo spostamento? Bisogna che gli mandiamo l'assessore alla cultura o l'assessore di Lanzo. Ma lo so, non è qua, non è che sta spostando qualche capitolo, ma quasi non è che 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 non è la guardia la scuotoria se arriva un finanziamento regionale finalizzato a un capitolo in teoria dovrebbero rimanere fermi lì teoria perché sono regionali se arriva il rischio di durare la zomaggine non mi spenderli per comprare il camion è chiaro devo spendere per la zomaggine lì sono arrivati per gli scavi archeologici e non ci sono più quindi qui dobbiamo rifinanziare non può dare movela settore quarto responsabile c'è Tom Filippo. Questi qua mi sembra che ci siano variazioni più sostanziali dove c'è una maggiore entrata da parte di compartecipazione del IVA, quello che dicevi tu prima. Cioè quello che dicevi tu prima, 179.000 euro di entrate. Poi c'è un aumento di 22.000 euro dal fondo sperimentale di riequilibrio che sarebbe il decreto legislativo 149 del 2011. Dopo c'è una variazione di 18.000 euro minori entrate da rete asilo nido a causa di una sessione in meno. Sì. Cioè che una sessione in meno di questo fanno spagno di 18.000 euro. No, che non è entrate in meno. Sì, la migliore entrata perché ci sono meno richieste meno gente che paga vuol dire che meno soldi avremo ma probabilmente saranno meno richieste da parte dei convini meno gente chiaramente ci domando che vuol andare alla scuola che vuol andare tutti i soldi.
Va bene, può avanti. Noto anche che c'è una diminuzione di 3.600 euro. C'è una diminuzione di 3.600 euro in ogni contributi da parte della provincia. 3.600 euro per un po'. Vabbè, dopo che un'altra, c'è un altro dato di 100 euro per le spese di gestione della giornata. Questo è il terzo settore. Non mi ha capito.
lavori pubblici, vieni qui Flavio. Sì, da un po' di tempo a questa parte me ne occupo io, inizialmente non ne ho. Allora, il discorso delle manutenzioni delle aree verdi, incarico al Corella o no? Sì, zitto, inizialmente che aveva edilizia pubblica e privata, dopo siccome al piano che anche lavori pubblici non c'era un vero e proprio assessore, se non ti parlo non è stato parlato. Quindi veniva da una vera e propria, se questo vuoi sapere, comunque penso. No, te domando, se sì, sì, va bene, cosa ti va a dire? Perché hai tomato a fare il discorso della sistemazione ambientale non c'è che sì. Cosa significa ambientale? La pianta invece cresce e mette dei rami e poi trascura la pianta con dei rami. Perché ambientale? Perché ambientale? Ti spiego, posso spiegare? Sì, ambientale può essere anche un discorso del deserto fatto male erbe per il suo, eccetera. Sì, può succedere anche a quelli. Per cui questo è il discorso che dobbiamo fare. Certo. Vero che insomma, a me per 700 euro non fa niente se da questo punto di vista. Posso domandare? Come parte che sono le risposte che è... variazione di 15.586 euro, deviazione troppo piena di anche di depurazione della qualità non parte. Questo rispondo io. Tanto mai. Non ci darò ancora. Sì, prego. La domanda? La domanda. Di quella, la variazione di 15.587,46 euro. Deviazione troppo pieno del pianto di località di montaggio. Questo non riesce a risolvere i problemi che sono stati anche quest'anno del discorso dell'acqua, perché so che la zona... Dipende dalla zona, perché la zona più turistica, la zona montaggio di montaggio è troppo pieno o la zona di no, che è una strada che c'è. Via Canova? Sì, allora, Via Canova è più in alto. Allora, Via Canova è una strada che collega Rogara a Solga. Praticamente a Riva, dove adesso si sta facendo il cavalcavia. A metà strada, più o meno, anzi ancora prima, nella zona comunque, diciamo, a fine sfaldatura, per intenderci, c'è un gruppo di case che siccome abbiamo avuto dei problemi relativi a dei fossi che non venivano ben sempre. Ma strada per il tagliato, non mi sembra. Sì, ma all'inizio lo spartano. Sì, sì. Quella lì è una strada, praticamente, dove che ci sono i motorini, dove che è l'ultimo, non lo so, tanto per intendersi. Via Canova. Via Canova. Ok. Allora, a un certo punto era spartato. Allora è una strada di, dovrebbe essere di 9 metri, con i fossi dal canale lato per lato. E quello è giusto. Come? Quella che sono anche a Canova. E quella che dipende che era sotto. No, dicevo che ci sono anche i problemi culturali che si sono allora, praticamente lì, in anni dove non si è mai controllato la strada, dove non è mai stato fatto un passaggio di pulizia di fossati, ci siamo accorti che mancano i fossi, sono stati fatti dei passaggi in campagna con dei conti abusivi, manca addirittura in certi tratti anche un po' di strada, e quindi alla fine abbiamo fatto un'ordinanza che riguarda la pulizia di fossati, e tutti quelli che hanno, diciamo così, nei loro appartamenti di campagna, di fossi, che hanno tenuto pulito, perché secondo me se lì veniva usato un po' di astuzia, no? Andrea tenia un po' pulito il mio, posso lo scavo nel modo giusto, e non vado via al parco, in terra, alla strada comunale, per comunale, forse che era meno problemi di inondazioni, diciamo così, perché lì è veramente una strada. A un certo punto bisogna togliere la corpa per venire in piazza, è una cosa indecente. Sì, però questo che ti intendi te è più su, cioè non è mia relativo al troppo pieno è proprio sulla strada che stiamo montando.
Lì speriamo che con questo tipo di intervento di risolvere non definitivamente il problema, ma per fare un là di qualcosa di inizio. Questo parla di discorso produttivo. Sì, perché magari per spendersi così poco per risolvere il problema. Purtroppo bisognerà spendermi ancora e vedremo di continuare su quella direzione. Però ho presente, per esempio, che Pasqualini Lucio, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio, perché non è una cosa di quest'anno, è un lavoro che si è deciso per fare adesso, per mettere un certo rimedio, quindi magari Lucio se lo parlo con loro. Assolutamente, se ti interessa veramente ti spiego. No, ti spiego perché dopo logicamente si può anche strumentalizzare tutta la questione. Ti spiego perché ho fatto personalmente anch'io degli incontri con gli agricoltori, dalla presenza anche dei vigili della De Luca, e effettivamente era un problema del discorso della pulizia dei fossati, ci stavano approcciando anche noi per fare una delibera in questo senso. Allora, abbiamo visto questi 11.000 euro qua, ho un attimo collegato il discorso che ho notato dei problemi che stanno recentemente qualche mese fa e anche dei fossati, proprio con il discorso che sono levati. Attenzione, ci sono due tipi di problemi. Il problema dei fossati, che è quello è un problema nato storia, e non è ancora finito. L'altro problema è il fatto delle cantine o degli appartamenti, delle cantine che vanno sotto, si riempiono d'acqua. Con questo tipo di intervento si dovrebbe, spero, come diceva Flavio, definitivamente portare molta più acqua tempestivamente al fossato Tartaretto. Perché? Perché tutta la zona di Fabbricato, dove ci sono le cantine, quando arriva questa ondata di acqua, non riesce a defluire nella tubazione da un metro, che arriva appunto anche portando l'acqua da via Canove e dal tutto montato. Quindi si incrocia l'acqua del depuratore, proprio pieno del depuratore, con la tubazione da 1000, che si pensa, anzi quasi sicuramente, non riesce a depurire tutte e due la tubazione, una da 60, da 80 che è il depuratore e anche quella da 1000. Quindi si andrà a fare un'altra tubazione da 80, a medie di 80 cm, che viaggerà parallela per una cinquantina, sessantina di metri verso il fiume Giacolo, verso il Tartarello, e dopo c'è anche da mettere a posto la tutta la riva, altrimenti quest'acqua andrebbe a rompere tutta la riva. La tubazione che dici tu, ma dal punto di vista delle superfici, delle collocanti, diversamente rispetto a quello che lei l'edizione troppo pieno, cioè allora tu hai presente la canalizzazione da un metro che va dalla strada di Montalto che sfiora il depuratore che va direttamente nel Tartarello? Allora dicevano la lavagna il discorso è troppo pieno, indipendentemente da quello che stai dicendo. Adesso c'è un troppo pieno che praticamente va a defluire su questa canale qua, cioè tutta l'acqua che va al depuratore non riesce a passare più dal depuratore, e quindi questa canale troppo pieno va dentro a defluire in questa tubazione da 1000, che sembrerebbe esagerata, ma quando arriva tutta l'acqua, e arriva l'acqua anche da via Canova, e c'è questa esondazione, non riesce quest'acqua a entrare dentro nella canalizzazione, quindi rimane lì, ritarda quei 3, 4, 5 minuti che sono praticamente... Esatto, quindi noi cerchiamo di portare via i primi 10-7 minuti di acqua, vuol dire che ci sia in quel momento lì un grande deflusso. Passati 5-7 minuti tanto facciamo un intervento lì, dopo vediamo. Il depuratore quello di via Valle, che c'erano dei problemi che lì è stato risolto. Quello lì è stato il lavoro stato qui, fatto da l'argomento. Questo è stato fatto dal consorzio Acqua Veronese. Attendete l'argomento, per favore. Io faccio quello che fa. Sì, grazie.
48.000 euro di variazione positiva, protezione straordinaria contro capitale e patrimonio, protezione di sicurezza, perché anche qua vedete niente lo suo tipo anche teatro, non è problema di... Adesso come daremo su quello? Sul teatro, cos'è che stato facendo il macellato?